Buongiorno a tutti, faccio un video storico perché a me la storia è sempre piaciuta come passatempo personale, credo che sia un passatempo che interessa molte persone e infatti molti abbiamo Barbero come nostro supereroe, credo, no? Se non altro perché sa spiegare abbastanza piacevolmente dei concetti, insomma, che delle storie, rendendole delle storie piacevoli. Premetto che secondo me la storia è una bellissima storia che ha anche il pregio di raccontarci qualcosa che in teoria è effettivamente avvenuto con tutti i limiti della storicità, e qui non vado nei dettagli, insomma, però la storia, insomma, dovrebbe essere qualcosa di confermato da fonti primarie, secondarie, consenso degli storici, eccetera, a meno che non vogliamo seguire le teorie di Fomenko, che sono interessantissime, ve le segnalo, che dice che l'intera cronologia è completamente sbagliata, che molti eventi in realtà non sono mai successi, ma sono l'eco uno dell'altro, eccetera, eccetera. È una teoria molto affascinante, molto interessante, tra l'altro portata da un matematico, quindi non l'ultimo dei pensatori, ma come sempre anche i maggiori esperti dovrebbero stare nel loro. E questo, essendo un matematico, ha applicato delle matrici matematiche alla storia e secondo lui è emerso che ci sono parecchie incongruenze, che molte cose si ripetono, e quindi lui ha detto: beh, molte cose, molte intere sequenze si ripetono, quindi in realtà sono una l'eco dell'altra e non sono mai avvenute, eccetera. È interessante. Fomenko, Anatoly, mi pare, vi metto il link. È interessante perché è una teoria, secondo me, completamente sballata e antiscientifica e non suffragata, però è curiosa, è interessante. Veniamo a quello di cui voglio parlare. Come è difficile prevedere quello che succederà, quindi la storia futura. Ok? E questo perché la società umana è complessa e, come tutte le cose complesse, con buona pace dei futurologi tipo il bravissimo Vacca, ingegnere, adesso non mi ricordo il nome, ma è difficile fare delle previsioni sul futuro. Mi ricordo di Vacca un libro, Il Medioevo Prossimo Venturo, che diceva che entro, scritto da 40 anni fa, che prevedeva un disastro dal punto di vista delle risorse, come è stato previsto anche dal Club di Roma, eccetera, che poi ancora non è avvenuto. Perché tu fai delle previsioni, ma poi è talmente complessa la società, è un sistema complesso come il pianeta Terra, eccetera, che è difficile prenderci. E voglio però soffermare su due eventi che secondo me sono molto interessanti del XX secolo, e cioè l'avvento del comunismo in Russia e l'avvento del nazismo in Germania. Quindi due dittature, due strutture abbastanza forti, nel senso che andarono a impattare fortemente sulla società e le cambiarono. Il comunismo per più tempo, il nazismo durò molto di meno, ma impattò comunque molto sulla società tedesca, e poi impattò sul mondo perché fu la causa della seconda guerra mondiale, quindi diciamo, oltre che certo decine di migliaia di vittime causate come risultante. Quello che voglio soffermarmi è che entrambe le ideologie, queste forme di governo rivoluzionario che attecchirono in questi due paesi, attecchirono completamente in paesi in cui non avrebbero dovuto attecchire, cioè nessuna previsione poteva prevedere una cosa del genere. Partiamo dal comunismo. Il comunismo marxista, secondo Marx, avrebbe potuto attecchire in un paese industrialmente avanzato e che quindi aveva raggiunto una classe operaia frustrata o sfruttata, eccetera, eccetera, che avrebbe avuto dato la spinta, essendo la maggioranza, a un cambiamento, perché come sempre le rivoluzioni avvengono perché una fascia della popolazione molto grande ha delle esigenze, non vengono date delle risposte e quindi passa al metodo violento o agisce, insomma, contro il governo costituito. La Russia però non era per niente un paese avanzato, quindi era uno degli ultimi paesi in cui avrebbe potuto avvenire questa cosa. Non solo avviene, ma avviene una forma di comunismo abbastanza estrema, in cui si va a stravolgere la società, perché poi c'è un... non è che viene abolita la proprietà privata, insomma, adesso percezioni del tutto distorte, viene abolita la proprietà privata dei mezzi di produzione, cioè non esistono aziende che non siano di proprietà dello Stato o al massimo cooperative, cioè distribuite, e soprattutto questo in campo agricolo, dove c'erano le aziende statali, quindi proprietà dello Stato, in cui la gente era dipendente dello Stato, e c'erano le cooperative in cui l'azienda agricola era in realtà di proprietà un po' di una massa diffusa di contadini che ne aveva una piccola frazione, quindi era una specie di comune interna. Scusate perché mi si è fermato un attimo
la registrazione. E quindi avviene in un paese che non ci si aspettava ed è durato 70 anni. Già negli anni 20 Mises, mi pare, un economista americano, aveva messo in guardia dicendo: guardate, tutto bello, perfetto, tutto quello, senza voler essere né pro né contro, non è questione, ma aveva messo in guardia su quelle che erano le criticità di un sistema del genere da un punto di vista economico, cioè che non fosse sostenibile. Infatti, questo forse ci prese abbastanza, disse: guarda, non è sostenibile. Come fece a reggere per 70 anni? Perché ci si concentrò all'inizio più su perché il sistema economicamente, un paese è enormemente complesso. E gestirlo con una pianificazione statale è impossibile, praticamente. Forse oggi con l'informatica. Come si fece però a reggere? Ci si concentrò sull'industria pesante, cioè ci si concentrò su poche cose. E questo permise alla pianificazione comunque di funzionare all'inizio, con pure anche lì dei problemi. Poi, man mano che l'economia cominciò a svilupparsi e allargarsi sempre di più, si persero i fili, non si riuscì più ad andare dietro a tutto, quindi la produzione non era sufficiente alla domanda, l'apprezzazione dei prodotti non era corretta e quindi creava degli intasamenti, e questo Mises l'aveva messo in chiaro, e infatti il motivo per cui collassa il sistema è questo. Al di là del fatto che ci fosse poca libertà, eccetera, nel senso che ci sono paesi che comunque hanno meno libertà, ma stanno in piedi economicamente lo stesso, perché hanno un sistema più liberale, con buona pace del fatto che potesse essere più giusto o non più giusto, constato solo questo. Sul discorso della Germania nazista, di nuovo siamo in una situazione strana, perché abbiamo una dittatura di estrema destra, abbastanza anche limitata come ideologia, eccetera, in un paese che era culturalmente molto avanzato, che non dovrebbe essere il paese più adatto in cui posso, non è, non, il paese più adatto non è un paese in cui una dittatura di questo tipo può raggiungere il potere in maniera democratica, che è quello che praticamente è avvenuto, perché se è vero che i nazisti non avevano la maggioranza dei voti, ebbero comunque un ottimo successo. Il partito nazista, mi pare che nel 1932, aveva, almeno in alcuni land, era il partito di maggioranza relativa. Poi già nel 1933 comincerà a calare, perché le situazioni cominceranno a migliorare, ma sarà troppo tardi perché daranno il cancellierato a Hitler, che si guarderà bene poi da restituirlo. La cosa strana è però un paese come la Germania, che era un paese appunto culturalmente avanzato, eccetera, quindi pronto a subodorare, come popolazione in generale per una cultura diffusa, subodorare delle fregature, insomma, degli estremismi in qualunque direzione, destra o sinistra che fossero, e che quindi fosse più difficile da fregare in questo senso con delle facili promesse, eccetera. Eppure avviene in Germania. Quindi questo fa vedere un po' come delle premesse corrette, insomma, quindi il fatto che la Russia non avrebbe dovuto, neanche la Germania, nessuno lo aveva previsto questa cosa, ma sarebbe stato facile fare questa identificazione, cioè la Germania non può cadere in mano a queste situazioni. E invece capitò. Perché? Perché per quanto le premesse siano abbastanza corrette, il sistema è talmente complesso. Del resto in Russia il governo viene preso in maniera subdola, non c'è un'elezione che dà il potere ai bolscevici, ok? In Germania viene preso democraticamente, ma come frutto di una serie di eventi fortuiti che si susseguono, che sono stati fortunati per i nazisti. Quindi è una situazione, però la storia è fatta anche di questo, la storia non si fa con i secoli, ma la storia si fa con gli eventi più o meno fortunati che si siano. E quindi è molto difficile, tant'è che anche il buon Barbero, quando gli chiedono: ma cosa, la storia ci dice questo, cosa succede domani, cosa succederà domani, lo dice sempre, più in un'intervista sempre, e chi lo sa? Al che viene da un po' da sorridere dicendo: no, ma vabbè, tu studi la storia, ma se non sai cosa succede domani, però ha ragione. Ti può dare degli indicativi di massima, ti dice: è successo questo nel passato. È possibile, c'è una percentuale, non è matematica, ma ti può dare un'indicazione che possa succedere una cosa del genere. Nel film sulla crisi di Cuba, non mi ricordo come si chiama, 13 Days, mi pare, 13 giorni in inglese, in cui si parla di Kennedy, no? Khrushchev, che mettono i missili a Cuba, eccetera. Si parla, cioè concludo con questo, si parla del fatto che appunto i russi stavano mettendo i missili a Cuba e gli americani non sapevano come rispondere. Cosa facciamo? Invadiamo Cuba? Non invadiamo Cuba? Dichiariamo guerra alla Russia? Cioè facciamo finta di niente?
E c'è il, mi pare, McNamara o chi per lui, che gli dice: se noi non facciamo niente, riavremo di nuovo Monaco. Cioè a dire, avremo quello che capitò a Monaco nel 38, quando Hitler disse: guarda, io voglio la Cecoslovacchia, no? E invece di dirgli no, in potenza occidentale ci fu una conferenza in cui ci si mise a tavolino per dire: vabbè, voi avete questa esigenza perché ci sono minoranze tedesche in Cecoslovacchia, eccetera, 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 eccetera. Lui voleva i Sudeti, in realtà, una parte della Cecoslovacchia. E che cosa fecero le potenze occidentali? Fondamentalmente, invece di puntare i piedi, disse: guarda, sì, te la diamo, ti diamo i Sudeti, basta che poi ti fermi lì. Quale fu il risultato? Che poi dopo lui si prese anche tutta la Cecoslovacchia e continuò, e quindi si resero conto di aver fatto una cavolata con l'appeasement, cioè di dare a Hitler quello che lui chiedeva. Ecco, McNamara dice la stessa cosa, cioè, consapevole della storia, dice: se noi russi li lasciamo fare quello che vogliono, si prenderanno sempre di più, si prenderanno sempre di più. Che magari non ci vuole neanche la storia per sapere questa cosa, però a Monaco non lo sapevano. A Washington, 22 anni dopo, avevano questo evento storico abbastanza recente che gli ricordava: state attenti a non dare troppo a chi al bullo di turno, qui comunque forza un po' le carte, perché poi continuerà a chiedere, non è che ti dirà grazie. Questa è una riflessione su come comunque sia difficile utilizzare la storia per prevedere il futuro, ma solo per avere delle indicazioni di massima, con il rischio comunque di prendere delle grandi cantonate, perché il futuro è futuro. Grazie e al prossimo video.